Salone del Risparmio 2017, siamo qui con Luca Tenani, Country Head Asset Management di Schroeder. Allora, dottor Tenani, innanzitutto le chiediamo qui al Salone, la vostra società, quali eventi ha organizzato, cosa presenta? Sì, buongiorno a tutti. Abbiamo organizzato un evento nelle quali reinterpreteremo il mattone e le materie prime in una maniera molto innovativa. Diciamo, quindi ritorneremo a parlare di asset reali, ma in maniera non convenzionale e decorrelata. Perché parleremo di asset reali? Perché temiamo che ci possa essere una ripresa dell'inflazione. Inflazione fondamentalmente legata a tre fattori. Intanto le politiche protezionistiche, di cui Donald Trump ne è certamente il principale fautore, avranno come conseguenza, secondo noi, il fatto di far rialzare i prezzi interni. Il secondo elemento è che il debito globale ha raggiunto dei livelli significativamente elevati e quindi questo ovviamente va gestito in qualche maniera. E il terzo elemento è che la palla per, come dire, sostenere la crescita economica potrebbe passare dalle banche centrali ai governi, che potrebbero adottare delle politiche fiscali un po' più accomodanti. Quindi la risposta che noi porteremo qui al Salone, che darà titolo peraltro anche alla nostra conferenza che si intitola Le vie dell'oro e le città del futuro, è legata proprio a due soluzioni di investimento, una che investe sulle commodities e l'altra che investe sulle città globali. Ecco, una novità di cui si parla molto al Salone sono i PIR, i piani individuali di risparmio. Anche voi avete in serbo qualche cosa su questo fronte? Certamente, noi vorremmo riportare qui in Italia quello che è stato un grande successo in Inghilterra, che è la nostra casa madre, dove risiede la nostra casa madre. In Inghilterra il mercato dei piani individuali di risparmio, che lì si chiamano Individual Savings Accounts, conta ormai circa 520 miliardi di sterline. Il 43% della popolazione adulta in Inghilterra ha sottoscritto un piano individuale di risparmio. Qui in Italia noi stiamo finalizzando le procedure normative con l'autorità di controllo lussemburghese per finalizzare gli aspetti, come dicevo, normativi, per rendere un nostro fondo, che è lo Schroders Italian Equity, peer compliant. È un fondo che ha già 10 anni di track record, ha regolarmente battuto il suo benchmark di riferimento e la media di categoria dalla sua nascita, quindi ci aspettiamo a breve di poter portare anche in Italia questa soluzione.